C'è grossa crisi, come direbbe un mio amico. Allora è il momento di stare vicini, vicini, tutti insieme. Ed è per questo che abbiamo indetto gli Stati Generali. Un programma dove tutti possono parlare, sfogarsi, portare idee. E perché no, anche un guizzo di follia. Sempre con garbo e educazione, seguendo il nostro stile. Ed è per questo che abbiamo deciso di aprire con il saluto del Presidente del Consiglio. È ancora Conte? È Conte. Vediamo. Buonasera a tutti. Per prima cosa vogliamo salutare gli uditori degli Stati Generali che ci stanno seguendo in questa seduta. Parla proprio di noi, grazie, è un onore. Grazie. Eccoci qui riuniti, coesi, pronti a prendere decisioni forse difficili ma necessarie. E assicuriamo che con grande senso di responsabilità le porteremo avanti per il bene di tutti. Una premessa davvero statista, veramente, anche un bell'uomo. Allora, come era prevedibile immaginare, l'assemblea di prima convocazione doveva tenersi il giorno 35 ottobre 2021 a Ouagadougou alle 5 di mattina, è andata deserta. Ouagadougou, ma dov'è? Ma non stanno dichiaro, sì. Dichiaro dunque aperta in seconda convocazione la seduta che va considerata legittima in quanto presente la maggioranza dei rappresentanti. Ma che è? Scusate, un'assemblea di condominio, ma non era il presidente... Per cortesia. No, scusate. Allora, in qualità di amministratore... Registro che sono assenti, e non è una novità, i condomini Angelucci, Brambilla, Zingaretti. Ah, Zingaretti c'è, mi scusi. Ah, che non la vedevo, mi scusi. No, non lo mai, eh. Allora, prima di cominciare, la marescialla Meloni vuole che sia messo a verbale il fatto che è una donna che è una madre ed è cristiana. E sti cazzi. No. Per cortesia però, dai, su, veramente, su, che già i punti all'ordine del giorno sono tanti e chissà quando finiamo, rischiamo pure che chiuda la caffetteria. Ma che stai pagando? Una riunione di condominio, veramente? Dunque, marescialla Meloni, ormai lo sa tutto il condominio, quello che ha voluto ribadire, è inutile che ce lo ripeto ogni volta. Ma lo fa. Scusate, ma chi è questo vocione? Chi è che parla di continuo? Scusi, sono io, Serena Dandini. Salve, sono qua. Di quale appartamento? Ma quale appartamento? Non so, interno 3, boh. Dandini. Qui. Faccio contro l'interno. Non mi risulta, ma è una nuova inquilina? Ha versato le quote anticipate. Ma quali quote, Premier? Scusi, a proposito di morosità... Ricordo al capitano Salvini che deve ancora 49 milioni di mensilità. Ma non e molti condomini si lamentano dello sgocciolamento a ciclo continuo proveniente dal suo balcone. Ma che è fantascienza? Ma dove sta? Non c'è. Ah, è assente anche stavolta? Ha delegato la bestia? Ma... Dica. Traduco per chi non conosce il linguaggio degli animali. Il geometra Salvini risponde che se ne frega, che lui le sue 100 felpe se le lava e se le stende quando più gli pare e piace. Nel frattempo chiede polemicamente se qualcuno sa che fine ha fatto la sua poltrona. Una mattina si è svegliato e non l'ha trovata più. Allora, bestia, ricordi al suo padrone che fu proprio lui a scagliarla dalla finestra quest'estate a petto nudo in stato di ebbrezza. Mi scusi, sono sempre Dandini, interno 3, sì, diciamo. Volevo fare una domanda. Dica. Meno male, come fate? Pensate di fare, per esempio, per risolvere il problema dell'Ilva? Allora, sì, certo, giusto. Per l'annoso problema della caldaia. Ma quale caldaia? Scusa. Vabbè. Ma vogliono spegnere gli altiforni. Scusi, mi lasci finire. Però... Allora, la caldaia è andata in blocco un'altra volta, proprio adesso che sta iniziando il freddo, che è arrivato l'inverno, insomma. C'era questo tecnico indiano preparatissimo che aveva detto che ci pensava lui, adesso invece si trasferisce e che facciamo? Gli possiamo anche fare causa, ma ce l'abbiamo i soldi poi per gli avvocati. Ma scusi, era lei l'avvocato del popolo, ma non ho capito, i soldi per gli avvocati e per Venezia che intenzione avete? No, dico, ma sono qui, scusi, Venezia. Sì, allora, purtroppo anche l'allagamento delle cantine, delle fondamenta va accorpato alle spese straordinarie, che sono ma capito, tante. Ma lui dove vive? L'immondizia non viene ritirata da mesi.
Le grondaie, da mo che sono sparite, dal tetto ci piove. Ho capito, ma lei è Presidente del Consiglio, mica io, scusi, che mancassero le coperture ce ne eravamo accorti. Comunque io capisco le difficoltà, ma intanto sto paese, mi scusi, sto parlando, il condominio, come lo chiama lei, sta andando a scatafascio, i soldi dove si reperiscono? Se la vostra cucina a gas fa fumo, noi togliamo il fumo dalla vostra cucina a gas. Vogliamo fare, organizzare un bel mercatino nella piazzetta qua davanti, uno mette quello che può. Ma per le coperture? Un tappeto, una baciù, un rene, va bene tutto. Scusi. Allora, nel frattempo, visto che siamo quasi sotto Natale, stiamo organizzando una bella tombolata con ricchi premi. Ma no, ma la prego. Intanto proponiamo come primo lotto una splendida batteria di pentole con cambio Shimano. Ma che cosa? Garantita una legislatura con fondo spesso un centimetro. Deve essere una nuova disposizione europea. E poi che abbiamo? Oh, per questa riffa. Stamattina, ecco. Stamattina è arrivato un salmone norvegese da paura, freschissimo, da Stoccolma. Non ho parole. Allora, 9,50 euro, è un prezzo regalatissimo. Di Maio, geometra Di Maio, mi fa notare che Stoccolma non è in Norvegia. Sì, c'è stato un lapsus, d'altronde... Non prendo lezioni da lei che pensava che Matera stesse in Puglia. Scusi, geometra, se glielo dico. Vabbè, buon lavoro. Questo salmone è freschissimo, veramente. Chi se lo porta a casa fa un affarone. Mi pare di capire che... E dà una grossa mano, diciamo, a tutta la baracca. Dicevo, mi pare di capire che ci saranno altri tagli e sacrifici. La vedo molto dura. Donne, donne, è arrivato l'arrotino. Arrotiamo coltelli, forbici, forbicine, accetto, mannaie, grismalesi. La saluto, Presidente.